Amici di Inter, fanti con cuori forti nerazzurri, bentornati da Michele Borrelli alle nostre video news. Finalmente si inizia a parlare della prossima partita perché sabato è vicino, ci sarà Torino-Inter, torna a Obiettivo Inter venerdì sera, forza ragazzi sabato per quanto riguarda il nostro canale, ma soprattutto ci sono buone notizie perché sono tornati sani e salvi ad Appiano Gentile tutti i giocatori dell'Inter e devo dire che c'è anche stato un buon minutaggio, nel senso scarso minutaggio nelle seconde partite. Barella solo un tempo, non aveva già giocato De Vrij la prima, non ha giocato nemmeno la seconda, ma si è già allenato da Piano Gentile, non ha giocato la seconda Lukaku, ma soprattutto Brozovic, che è uno di quelli più impiegati, così come anche lo stesso Lazaro non ha giocato la seconda partita. Insomma, buone notizie. C'è da dire che Skriniar fa eccezione perché lui le gioca davvero tutte, è un record praticamente in Europa nei principali campionati, soprattutto anche tra le squadre top, perché lui gioca praticamente 16 partite con l'Inter e tutte quelle della nazionale slovacca che non si è qualificata. Poi c'è ancora il ripescaggio della Nations League, i playoff della Nations League a marzo, 20 squadre su 24 qualificate già agli europei, ne mancano 4. Ma torniamo a noi, perché Torino-Inter, quindi cosa significa in ottica formazione? C'è da considerare la semifinale, come la chiamo io, quella con lo Slavia Praga, quindi una partita importantissima, come ha detto anche lo stesso Skriniar, dalla nazionale in Italia magari qualcuno mediaticamente parla dello Slavia Praga come di una partita con una squadra di livello più basso, ma noi sappiamo benissimo che non è così, lui sa benissimo che non è così e noi l'abbiamo visto anche a nostre spese all'andata, quindi bisogna stare molto attenti e considerare anche questo fattore. Quali sono gli altri fattori? I giocatori che sono ancora in infermeria. Allora, al di là di Sanchez che torna a gennaio e sta anche anticipando i tempi di recupero, di Politano che torna a dicembre ma non si sa ancora se è per Inter-Roma, Inter-Barcellona, a cavallo di quelle partite o a Firenze, il 15, quindi tra il 6, il 10, il 15, comunque prima della fine della prossima del prossimo periodo di 7 partite, 5 di campionato e 2 di Champions League. Gli altri, allora, D'Ambrosio si è allenato con la squadra, era già entrato nell'ultima partita. De Vrij, abbiamo detto che si è allenato con la squadra. Bastoni, che aveva avuto quel colpo al piede nell'ultima partita ed era tornato prima dalle nazionali, anche lui si è allenato con la squadra. Quindi mancano Gagliardini, Sensi e Asamoah, e per tutti e tre ancora non si hanno notizie certe per quanto riguarda Torino, ma soprattutto per Sensi e anche per Asamoah si possono avere buone possibilità per Praga, e parlo di titolari a Praga per poter magari essere convocati solo col Torino. E Gagliardini uguale, però se poi gioca Sensi con lo Slavia Praga, Gagliardini ovviamente non sarebbe poi titolare sulla carta, anche perché da considerare che comunque lo Slavia Praga è una squadra molto molto fisica. Allora, quali possono essere i cambi tra le due partite? Handanovic in porta, con il ritorno di D'Ambrosio, visto che a destra può giocare Lazaro una partita e Candreva un'altra, credo proprio in quest'ordine, Lazaro col Torino e Candreva con lo Slavia Praga. D'Ambrosio va in ballottaggio per i posti da difensore, considerando che Godin ha giocato tutte e due le partite con l'Uruguay. Ecco, Vesino era stato risparmiato nel primo tempo per 53 minuti nella prima partita dell'Uruguay, mentre la seconda l'ha giocata tutta come Godin, e quindi dietro Godin potrebbe essere preservato per lo Slavia Praga. Quindi D'Ambrosio in ballottaggio con Bastoni per quanto riguarda il terzo posto di difensore insieme a Skriniar e De Vrij. Se gioca D'Ambrosio è più facile che Skriniar resti a sinistra, se invece gioca Bastoni potrebbe giocare sul centrodestra. È da capire anche un po' il Torino, perché il Torino gioca con Belotti e una mezza punta che può essere Verdi, più di una seconda punta vera, oppure può giocare con i due trequartisti Verdi e Berenguer. Quindi lì è da valutare, ma potrebbe essere favorito D'Ambrosio su Bastoni, proprio perché il Torino gioca con una punta. Sugli esterni, credo che il discorso Lazaro-Candreva può essere replicato con Biraghi con il Torino e Asamoah
con lo Slavia Praga. Quindi le rotazioni sugli esterni, il ruolo dispendioso ci possono essere, senza dimenticare anche Di Marco, che magari può fare uno spezzone. Per quanto dare un cambio, poi bisognerà vedere anche come si sviluppano le partite. A centrocampo col Torino le scelte sono abbastanza obbligate, considerando che Borca Valero non giocava quando Brozovic aveva fatto le partite ravvicinate. Figuriamoci adesso che Brozovic ha saltato l'ultima partita con la Croazia. Quindi si riparte da Brozovic, da Barella, che ha fatto, ripeto, solo un tempo nell'ultima partita con l'Italia. Bisogna stare attenti perché Barella è diffidato, sia in campionato, ha preso 4 gialli e quindi il prossimo farebbe scattare la squalifica, e forse, dovendo fare proprio i calcoli, la partita migliore da saltare è proprio quella con la Spal, perché tu fai a tutta con il Torino, a tutta con lo Slavia, salti e cerchi comunque di recuperare la brillantezza al massimo il 1° dicembre con la Spal, e poi hai la serie Roma, Barcellona, Fiorentina. Però non è che si può fare ammonire apposta con il Torino. Poi il terzo di centrocampo sarà Vesino con il Torino, mentre, ripeto, Sensi è l'obiettivo di poterlo vedere dall'inizio con lo Slavia Praga, e quindi potrebbe essere il quarto cambio con lo Slavia Praga, perché Godin che entra con lo Slavia Praga, i due esterni Candreva, Asamoah, e sono tre. E Sensi davanti invece Lukaku, Lautaro, tutte e due le partite, perché ripeto, Politano torna a metà dicembre o poco prima. Sanchez non c'è. Esposito sarà fondamentale per far rifiatare Lautaro e Lukaku, quindi magari una mezz'ora una volta, 20 minuti un'altra. Il primo cambio in attacco è lui. Quattro cambi tra Torino e Praga. Ci può stare benissimo un difensore, un centrocampista e i due esterni. Così si sta avvicinando l'Inter, quindi recuperando un po' tutti gli effettivi, a parte Politano e Sanchez alle trasferte di Torino e di Praga, già due partite importantissime alla ripresa. La prima perché la Juventus va a Bergamo, e quindi il Napoli, che è staccato, va a Milano. Comunque sarà un sabato di grande calcio. Si inizia con Atalanta-Juventus, poi Milan-Napoli e per finire Torino-Inter. E comunque al di là poi, se alla lunga l'Inter regge o non regge il ritmo del primo posto, è sempre importante cercare di dare fastidio il più possibile e magari anche provare a riscavalcare la Juventus. Per quanto riguarda invece mercoledì è da dentro o fuori. Ripeto, una semifinale secca, bisogna andare a Praga per vincere. Con tutti gli effettivi, con la mentalità vincente, con il massimo del recupero fisico, che abbiamo visto è importantissimo, però stavolta bisogna arrivare anche alla sesta e settima partita al massimo, anche se nel secondo ciclo, al di là di Dortmund, che era la sesta, la settima col Verona, l'Inter ha dimostrato di andare forte. Ed è da considerare che stavolta non si gioca in 20 giorni, ma si gioca dal 23 novembre al 21 di dicembre, quindi sono 4 settimane, 28 giorni, c'è qualche giorno in più di recupero. Ci vediamo noi per gli aggiornamenti delle video news giovedì e venerdì, ripeto, obiettivo Inter con i nostri ospiti, sabato forza ragazzi da un Inter Club a sorpresa non vi svelo niente, un caro saluto da Michele Borrelli, sempre forza Inter, iscrivetevi al canale, ciao! Ah, e poi ovviamente per chi vuole è lì il video sul bilancio con i ricavi, i debiti, tutta la situazione dell'organigramma. Della compagine societaria, le azioni, come si è evoluto, il settlement agreement, eccetera, anche i vari giocatori acquistati, quanto pesano a bilancio. Avete tutto il tempo, perché il bello del web, quando uno vuole, ha un po' di tempo, si vede una parte di bilancio, e da quella anche conterà, perché da lì si prenderanno le decisioni per rafforzare l'Inter a gennaio, a giugno e negli anni prossimi. Ciao da Michele Borrelli e sempre Forza Inter!